Victor 1966 veste lo stile. La Dream Volley Nardò cavalca l'onda lunga della vittoria, due match consecutivi messi in cassaforte, Triggiano e Potenza. Oltretutto erano scontri diretti, una soddisfazione dunque doppia per le neritine. I gironi ad estrazione quest'anno sono stati in verità un bel problema, con trasferte lunghe e dispendiose. Forse sarebbe stato meglio tornare alla suddivisione più saggia per aree geografiche. Le vittorie in casa granata hanno portato comunque una spruzzata di ottimismo in vista dei prossimi impegni. Senza qualche infortunio di troppo, per esempio Daniela Mercaldi, laterale attaccante di banda, mancata sin dall'inizio del torneo. Anche Veronica Ancora adesso è ferma per un piccolo infortunio. E senza qualche passo falso di troppo che poteva essere evitato, le neritine allenate da Gianni Dell'Anna starebbero guardando la classifica del loro girone con maggiore ottimismo. Ieri sera al Tenso Statico, l'amichevole con le forti ragazze del Tuglie, che militano nel girone B e occupano la quarta piazza della classifica. Un'amichevole programmata per tenere alta la soglia della concentrazione in un momento positivo, come conferma ai nostri microfoni il capitano della Dream, Federica Buccarella. Federica Buccarella, capitano della Dream Volley Nardò, due vittorie consecutive, state risalendo la china in classifica. Sì, sono state molto importanti queste due vittorie, e soprattutto perché dovevamo prendere per forza i tre punti per cercare di arrivare quanto più in vetta possibile per il piazzamento play-out. Quante possibilità ci sono di evitare la roulette play-out? Le possibilità ci sono, dobbiamo sfruttarle, vincere molte partite e soprattutto dovrebbero darci una mano le squadre che stanno sopra di noi, cioè dovrebbero perdere un po' di partita. Ci sono le possibilità, ma non è semplice. Due vittorie consecutive, le prossime due sono praticamente con Brindisi e Bari. Si potrebbe allungare il filotto delle vittorie? Sì, si spera. Innanzitutto i tre punti di domenica sono fondamentali, anzi sarebbero fondamentali. Per la prossima ancora è in casa ed è una cosa importante. In casa abbiamo sempre una marcia in più probabilmente rispetto a quando giochiamo fuori casa, però è molto difficile. Sono abbastanza forti, quindi dobbiamo pensare prima alla partita di domenica, che ci stiamo già lavorando su. Federica, un bilancio di questa stagione che è stato un po' alti e bassi. Sì, una stagione difficile come già sapevamo all'inizio, poi si è anche complicata con dei vari infortuni che ci sono stati, però il campionato è lungo, noi facciamo tutto quello che possiamo, quello che viene è tutto positivo, quindi ci piace divertirci e va bene così. Victor 1966 per lo sport.